Prepariamo le patate sabbiose, patate a spicchi, pan grattato, olio extravergine, rosmarino, sale e io, per non farmi mancare niente, ci metto pure un po' di parmigiano e pecorino. Versiamo le patate in acqua bollente e calcoliamo 5 minuti di cottura. Una volta scolate e ancora calde, versiamole in questo mix di ingredienti. Abbiamole. Aggiungiamo un filo d'olio. Inforniamo a 180 gradi fino a doratura. Che bella faccia, che bontà. Scoppiano poco, non potevo aspettare.